perché secondo me sposano anche loro un'idea, diciamo così, che è dominante. Però quante persone, anche che loro trattano così, sono costrette sempre a fare ricoveri, hanno lo stesso problematiche comportamentali in famiglia, si suicidano, fanno omicidi. Cioè, significa che non è per forza l'unica soluzione. Io non critico gli altri, allora ho cercato di, insomma, avviare un altro tipo di metodo. Metodo? Metodo alla salute. Che cos'è questo perché, metodo alla salute? Allora, metodo, da meta a odio, significa una strada che ti fa andare al di là, cioè ti trasforma. Perché il problema non è tamponare il sintomo, ma far sì che quella, se quella persona che ha dentro di sé delle potenzialità, anche se non è riuscita a metterle fuori, perché la storia psichiatrica poi è lunga, bisognerebbe andare in profondità, nelle origini, le possa mettere fuori, quindi trasformarsi. Alla, perché significa si va verso questo, non è come il Ministero della Salute, cioè che ti dà la sola salute, è un percorso da fare che poi non finisce mai. Salute noi lo utilizziamo in termine etimologico, da salva, so salus, che significa salute, salvezza, significa intero, non frantumato. Cioè la persona supererà i sintomi quando si riprenderà quelle parti che non ha mai potuto esprimere per tutta una serie di motivi, tra cui anche la sua sensibilità, geneticamente basata, come si vuole. Ma non in quella evoluzione c'entriamo anche come noi abbiamo interagito con quella persona. Allora cosa si fa? Praticamente, innanzitutto, un'altra cosa che la psichiatria non, cioè, ufficiale non accetta, però a me funziona, questo è il discorso. Cioè, allora, se la scienza è verificare, bisognerebbe che venissero a verificare, non affermarsi a delle cose esterne. Cioè, nel senso, metto insieme un tossicodipendente, un depresso, un bulimico, un anoressico, un ansioso, un disabile. Cioè, gli accompagnatori, perché nel metodo è importante che anche la famiglia partecipi. Ora, io sono stato adesso a Ancona, all'Università di Ancona, Facoltà di Medicina, e ho portato delle casistiche cliniche in cui tossicodipendenti che hanno aiutato schizofrenici e viceversa. Cioè, ma queste sono realtà. Secondo l'ottica parcellizzata precedente, invece sono cose assurde. Come anche, per esempio, i bambini possono dare mo', perché i figli di persone in trattamento spesso si trovano, ma non è vero che subiscono dei danni, ma possono dare anche un contributo, cioè un'idea in cui ognuno presente può dare un contributo perché l'altro faccia questo processo di trasformazione, tra cui anche il conduttore, però anch'io sono persona in trattamento. E un'altra cosa che può sembrare strano, cioè lì nel cerchio, perché è una metodologia che si sta in cerchio, però per dire che ognuno lì può dare qualcosa, può ricevere, anch'io sono una persona in trattamento. Chi è che persona in trattamento? Persona, come lei sa, viene dal latino, significa maschera, perché nei teatri antichi, diciamo, personus, per amplificare il suono, siccome erano teatri molto grandi, le maschere finivano con una bocca che era un piccolo megafono, perciò si chiamava, le maschere si chiamavano persona. Cioè, nel senso che ognuno di noi oggi, per trovare quello che è, si mette delle maschere, ma è obbligato a mettersi delle maschere, oppure praticamente non ha difficoltà a far vedere le sue parti vere. Il metodo della salute cerca, mediante interazioni anche molto forti, quindi non sono solo verbali, quindi non è una psicoterapia. Le psicoterapie, sostanzialmente, a partire da quella psicoanalitica, essenzialmente sono terapie di interpretazione o ermeneutica, per cui si cerca di avere dei contenuti per interpretarli in base a un modello. Il problema è che questo poi, specie con gli psicotici, professore, non funziona per niente, perché gli psicotici il setting te lo fanno saltare, ecco perché poi sono considerati cronici. Invece da noi avvengono cose molto diverse, e quindi interazioni anche che possono coinvolgere il corpo, cose profonde, e quindi sono degli incontri che si fanno in un periodo intensivo, per cui non ha senso fare una visita e mandarla a casa. E allora, in periodo intensivo, vengono tutti i giorni, la metodologia si svolge, questo incontro, dalle 9:30 all'1:30, in cui si sta tutti a fare questa cosa, compreso gli familiari, i quali alla fine sono quelli più contenti di venirci, ma scoprono aspetti che riguardano loro stessi. Ecco, questo metodo in quali parti d'Italia è applicato? È una questione solo foggiana o è diffuso in tutta Italia? No, diciamo almeno come centro, come tipologia di centro, è già attiva la stessa tipologia ad Ancona, nella ASL ASUR 7,
mi hanno chiesto da Napoli, in un CERT che si vuole riciclare proprio per questo tipo di problematiche abbastanza ampie, altrove ci sono dei gruppi alla salute, sia nel Veneto che a Trieste, a Bologna, in Sicilia, in Sardegna, diciamo, persone che sono venute al centro e hanno fatto un'esperienza e quindi sono in grado di poter attivare questi gruppi. Un'esperienza importante è stata l'Università di Urbino, da 18 anni, perché il professor Piazzi, ordinario di sociologia, teoria sociologica, praticamente ha fatto una convenzione con la nostra azienda, abbiamo fatto anche uno stage universitario per 5 anni, adesso è andato in pensione, purtroppo. Quindi c'è un certo interesse. Chiaramente i nostri mezzi sono mezzi molto così campagnoli, il sito che è stato fatto da un ragazzo che è venuto da noi. Sono stato da Marzullo a essere intervistato, ma perché Marzullo mi ha intervistato? Perché una persona che è venuta da me al centro è stata bene e ne ha parlato. Cioè, l'azienda sinceramente in questo non penso che abbia colto, io non dico che sia una cosa chissà che, ma una certa novità. Quindi per gli strumenti che abbiamo penso che sia abbastanza diffuso. Tenga presente che noi almeno 3 volte all'anno facciamo dei viaggi itineranti con un pullman, 50-60 persone, ci spostiamo in una regione che vogliono conoscere il metodo perché c'è qualcuno che è venuto da noi e vuole farlo conoscere e andiamo per 4-5 giorni. Questa mia ricerca è iniziata circa 40 anni fa, quando, tanto è vero che quest'anno festeggeremo ad Ancona, alla fine di aprile, 1° maggio, i 40 anni di questa ricerca. Però, ecco, queste sono le realtà un po'. Quindi, più... ma a Foggia ha avuto una buona accoglienza questo metodo alla salute, secondo lei, o no? Tra le persone sì, persone che ci vengono, perché ovviamente scoprono, è molto importante perché lì poi non viene solo il papà che beve o che ha una depressione, dietro c'è la moglie e ci sono i figli, allora il metodo permette di fare più cose insieme, ma non solo, ma fa anche formazioni, faccio anche dei corsi di epistemologia globale, che sembrano cose difficili, in realtà significa come funziona la vita. Qui partecipano tutte, anche le casalinghe, le quali poi diventano molto esperte nel trattare situazioni psicotiche. Quando sono stato ad Ancona, io ho detto, guardate, io investo alcune migliaia di euro, se il professor Cassano, con altri psichiatri che hanno una visione chimica, però mettiamoci sul campo per confrontarci con alcune situazioni psicotiche, io con 2 o 3 casalinghe. Questo per dire che il disagio di oggi va visto come disagio vitale, in cui occorrono delle competenze, ma sono alla portata di tutti. Quante persone affluiscono mediamente al suo centro? In un anno ci sono persone riguardo in the hospital, ne sono alcune, diciamo, un centinaio, però dopo ci sono tutti quelli che vengono come cosiddetto come ambulatori, però cercano di fare anche un trattamento, ci sono gli studenti universitari, i familiari, e poi nelle settimane intensive vengono da varie regioni e quindi si arriva anche a essere 60-70 persone, diciamo, per ogni settimana. E sto dimostrando che non è vero che i gruppi si possono fare solo 10-12 persone, i gruppi per aiutare, per trasformare le persone. Io posso sembrare che sono un po' vanitoso, non so che dire, però in realtà sono un po' deluso perché il mondo scientifico, ma anche quello, diciamo, dell'Università di Foggia, non è per niente interessato, nonostante il preside io lo conosca, sia andato anche... Cioè, non c'è nessun momento anche critico da parte loro nei riguardi di questa esperienza. Io penso che l'Università potrebbe avere gli strumenti anche per criticare un'esperienza. Quindi in questo senso, sì, sono rimasto a Foggia, ho avuto anche altre richieste di andare altrove, però sono voluto rimanere qua, ma sinceramente... Vado avanti più con persone che contribuiscono, cioè piccole cose ce le finanziamo, questa è la realtà. Certo. Voi avete anche una rivista che si chiama Limax, che sì. Ruolo ha questa rivista? Beh, anche questa è proprio la rivista Limax, innanzitutto è una bella rivista, diciamo, in genere sono 160 pagine o più, la copertina ce la fa il professor Leon Marino dell'Accademia di Brera, poi qui ci sono un po' anche delle così, insomma... degli album di iniziative. L'idea è che in questa rivista ci scriviamo tutti, anche un bambino con un disegno, ma una persona che non sa esprimersi bene, perché diciamo è importante per cambiare queste cose il sapere emotivo. Sapere emotivo significa sapio, significa gustare, cioè se uno ha gustato una sofferenza, è entrato in un percorso ed è riuscito a venirne fuori, lui ha
delle conoscenze, un know-how, come noi diciamo, che non può avere uno che solo ha studiato. Questo è il limite della psichiatria oggi, della psicologia, che studia o vede le persone già trattate in un certo modo. Mentre il sapere emotivo significa che muove o ex, cioè mi muove da quello che io ho vissuto, dalla mia esperienza. Penso che questo sia molto importante. In realtà non ha delle caratteristiche di scientificità tradizionale, che poi sono anche caratteristiche un po' pesanti per addetti ai lavori. Questa è una rivista che possono leggere tutti. È autofinanziata, ovviamente le case farmaceutiche non esistono, mentre lei sa che il professor Cassano fa una rivista perché è tutta piena di pubblicità. Sì, questa si finanzia con gli abbonamenti che abbiamo in tutta Italia e con delle iniziative che io chiamo così le pie donne, un po' del metodo, che in realtà fanno iniziative, fanno dei mercatini o altro. Mi dispiace che, per esempio, nonostante questo lo distribuisca nell'azienda, l'azienda non ha mai fatto un abbonamento. Cioè, eppure è una rivista che sta da 13 anni ed è una rivista, diciamo, che ha un suo valore. Questa rivista è senza tempo, cioè non è una notizia di cronaca, è un sapere profondo che anche tra, non lo so, un anno, due anni, uno se vuole, e se lo rilegge, gli dà qualcosa. E allora io questa cosa qua viene come nella redazione, ci sto io e mio figlio, perché io prima rivista ho dovuto farlo col computer, col PageMaker, perché già i soldi della stampa dovevo cacciarli io, erano pochi. Quindi ho un po' appreso anche queste modalità e niente. Senta, secondo lei il medico di base, il medico di medicina generale, può avere un ruolo nella terapia del disagio diffuso? Ottimo, però non c'è il minimo di apertura a questo. L'ordine dei medici, a cui ho mandato varie cose, non mi ha mai... Cioè, bisognerebbe, anzi, la stessa Regione Puglia potrebbe riciclare servizi che ormai sono costosissimi e praticamente non rendono. Ma io non voglio dire, però... Se io sto solo da un medico, da un anno e mezzo solo come medico, e due infermieri e metà assistente sociale, se va accanto che c'è ancora il CERT, ci sono 7-8 medici, 10 psicologi, cose. Io non dico che non fanno niente perché ognuno lavora, però dico che significa oggi il ministero che scopre che l'eroinomania non è più un problema, ma c'era bisogno di aspettare 20 anni. Quindi fare dei servizi, diciamo, che sono aperti a più disagi, mi sembra un'idea nuova, che è nata nel meridione del sud, e penso l'assessore alla sanità, a cui 102 persone extraregionali si sono rivolte con una lettera ma non ha risposto per niente, cioè perché volevano dei miglioramenti anche per alcune cose. Penso che la Regione Puglia dovrebbe valutare che c'è un'esperienza interessante, che c'ha 30 anni, 31 anni, io sono medico ospedaliero, ho solo lo stipendio, non faccio neanche uno di straordinario, ho tre figlie femmine, quindi devo vedere anche come... Per scherzare, così, nel senso, faccio una vita molto sobria, però è una cosa che mi ha appassionato, perché quando ne ho parlato sembravano cose strane, ma oggi il disagio diffuso, se uno apre gli occhi lo vede. Poi quando ci sono i fatti di cronica, ma quella era una persona per bene, e poi uccide una... Oppure tutte queste manifestazioni, leggetele all'interno del disagio diffuso e ha un'altra valenza. E leggete nel fatto che quella persona che oggi noi cataloghiamo è stata per 10 anni col disagio asintomatico che nessuno ha raccolto. Ecco perché il medico di base sarebbe importante. Certo. Come si fa per contattarvi? E noi stiamo presso l'ospedale vecchio. In questo momento sono 40 giorni che le linee telefoniche sono state... Non funzionano, l'abbiamo detto, ma non è che hanno provveduto. Però c'è una linea esterna a cui penso che transitoriamente la dovranno aggiustare. C'è un numero, lo posso dire eventualmente? Sì, poi lo mettiamo in magazzino. 0881-745-123. È l'unica modalità, dice, poi se uno vuole viene di persona, perché per entrare nel metodo bisogna fare una prima visita, primo incontro in cui essenzialmente io capisco l'altro che problema ha e gli spiego qual è il metodo, perché essendo impegnativo non tutti vogliono insomma, andare incontro a questi oneri. Benissimo. Allora, ringraziamo il dottor Lo Iacono per la sua partecipazione, io vi ringrazio anche voi per averci ascoltato, vi do appuntamento alla prossima settimana e parleremo da capo di radioterapia, però in questo momento la radioterapia è perfettamente funzionante a Foggia, le altre volte ne abbiamo parlato come prospettiva futura, la prossima settimana ne parleremo come qualcosa che per fortuna sta funzionando e sta funzionando benissimo.